Buongiorno dalla redazione di Rovigo in diretta, siamo in collegamento con Barbara Pellizzari, Miss Mamma Italiana Gold 2021, che assieme a Paolo De Grandis di Delta Radio e Paolo Teti, ideatore del concorso, presenterà la selezione di Miss Mamma Italiana di sabato 20 agosto a Portoviro. Ciao Barbara! Ciao, ciao Angela, ciao a tutti voi, è un piacere essere qui oggi per parlare di Miss Mamma, una cosa a cui tengo moltissimo. Barbara, tu sei la vincitrice assoluta di Miss Mamma Italiana 2021. Però Esattamente. quest'anno dovrai cedere la corona. Ahimè, l'ho già fatto circa una decina di giorni fa. Devo dire che ho vissuto l'ultima settimana con molta trepidazione, perché era un titolo a cui tenevo molto. È un titolo che comunque ancora detengo, perché io sarò comunque a vita Miss Mamma Italiana Gold 2021, quindi questa cosa non me la toglie nessuno. Però diciamo che l'anno in cui sono stata in carica, me lo sono goduto tutto, quindi un po' cedere il testimone è stato un po' triste, però poi conoscendo chi è stata anche la nuova vincitrice l'ho fatto volentieri, perché è una mamma che ci teneva moltissimo, quindi è stata anche una grande emozione poterle cedere il testimone. Ecco, bene o male tutte le cose finiscono, quindi era arrivato anche il mio momento. È vero, tu cosa ti ricordi del giorno della tua elezione? Ah, tutto, praticamente tutto rimarrà scolpito nella mia mente. A parte appunto il viaggio è stato impegnativo, perché io e la mia famiglia, perché mi hanno seguito tutti, siamo andati in Puglia. Era una location un po' lontana da me, devo dire, che io sono di Vicenza, in provincia di Vicenza, però ci tenevo perché io sentivo che questo era il mio anno. Ho detto, io ci devo andare. Quest'anno la corona è mia. Mia figlia anche diceva, dai mamma, dai, dai, andiamo, andiamo, andiamo. E quindi eravamo in una location meravigliosa, cioè tipo hollywoodiana, quindi è stata una serata magica, veramente magica. È andato tutto benissimo. E cosa potevo aspettarmi di più? Quindi veramente felicissima, felicissima, è stata un'emozione pazzesca, poi condividerla con la mia famiglia è stato ancora di più, poi mia figlia mi ha aiutato, ha fatto con me la prova di abilità, quindi cosa devo dire? Meglio di così. Infatti ricordiamo che Miss Mamma non è solo un concorso di bellezza. Assolutamente sì, infatti quando mi hanno parlato di questo concorso che è stato per caso. C'era il compagno di scuola di mia figlia che aveva la mamma che aveva vinto Miss Mamma Italiana Gold, mi sembra 2018. Ecco, non vorrei sbagliarmi di anno, vabbè, non cambia nulla. E conoscendo questa mamma, che era una mamma di una bellezza straordinaria, e quando appunto il compagno di scuola di mia figlia le ha parlato di questo concorso, che si sarebbe tenuta una selezione a Vicenza, ho detto: ma quando mai? Ho detto: io non incarno la bellezza da passerella, insomma, c'è la mia età e non ho propriamente il fisico proprio da modella. E subito ho detto: ma non lo so. Poi ho detto: vabbè, la chiamo, sento un po' come funziona. Mi parlano della prova di abilità e ho detto: ah, però, ho detto, lì me la gioco. Cioè, non è puramente la passerella, la bellezza, ma ti devi mettere in gioco, devi far vedere quello che sai fare, con spirito goliardico, anche con la voglia un po' di divertirsi, ma anche di far vedere quello che si sa fare, anche un po' inventando, un po' con un po' di fantasia. Ho detto: beh, lì me la gioco, e devo dire che è la parte più divertente di questo concorso, perché bene o male, vabbè, far la passerella, lì si vota la pura bellezza, ma diventa tutto sterile, tutto si ferma a un lato estetico. Mentre nel momento in cui una mamma viene messa alla prova con appunto questa prova di abilità, proprio emerge anche la personalità della mamma. E questo è il punto forte di Miss Mamma, di questo concorso, il fatto che bisogna anche mettersi alla prova e dire: vabbè, non so cosa fare, mi invento qualcosa. Cioè, ci sono mamme che fanno di quelle cose
fantasiose che inventano di tutto e sono simpaticissime. Non è necessariamente, cioè non è necessario saper cantare, saper ballare, per carità, aiuta, io so ballare, per cui diciamo che mi sono cimentata in questo. Però anche il solo fatto di dire con mia figlia, allora scegliamo la musica, scegliamo la coreografia, i costumi. Cioè anche la preparazione diventa divertente, è un momento anche di condivisione anche con la famiglia, cioè, ma secondo voi faccio così, faccio cos'ha, come, cos'è che funziona, cos'è che cattura il pubblico? Perché alla fin fine bisogna catturare l'attenzione del pubblico e della giuria, bisogna essere accattivanti, quindi bisogna un po', sì, insomma, studiare le cose che siano, sì, insomma, che diventino simpatiche da vedere. Ecco, questa è la parte, secondo me, migliore del concorso. Quindi qual è il tuo consiglio da dare alle concorrenti di questa edizione? Allora, innanzitutto crederci. È fondamentale dire, perché io parlando con tante mamme, anche per quelle che magari non conoscono il concorso, molte dicono come. Del resto ho fatto io nel momento in cui mi sono approcciata al concorso, non si sentono all'altezza, non si sentono adeguate e non pensano di poter fare qualcosa di interessante. Invece io dico sempre che Miss Mamma Italiana è terapeutico, ecco, lo potrei dire così, nel senso che aiuta tantissimo l'autostima, aiuta ad avere fiducia in se stesse, aiuta ad affrontare il pubblico, ad affrontare le sfide, l'impatto con le persone che ti guardano e tu sei lì e dici: oh, adesso devo fare qualcosa, no? E lì si scopre di avere delle, sì, insomma, delle chance, delle caratteristiche che magari noi stesse non pensavamo di avere. Io stessa devo dire che mi ha aiutato moltissimo anche nell'approccio con la gente, poi. Miss Mamma è una grande famiglia, si conoscono tante mamme, quindi si fa amicizia, ci E si si può sente anche su Facebook, ci si confrontare, certo. vede nelle varie selezioni e veramente si fanno delle amicizie importanti. Dopodiché, a parte il crederci, che comunque poi non è che i risultati piovono dal cielo, bisogna anche metterci un attimino, avere un sano, ecco, io dico sempre, avere un sano spirito competitivo. Siamo tutte, ci vogliamo tutte divertire, ci vogliamo tutte bene, però nel momento in cui c'è una gara, dico, io ti voglio bene, però come vuoi vincere te, magari voglio vincere anch'io. Quindi Giustamente. io ci metto di tutto per poter vincere. Quello che viene viene, non è un problema. Accetto tutti i risultati, però cerco di fare il massimo per avere un'ottima performance. Ecco, secondo me è importante questo, dare, insomma, cercare di fare il meglio che noi possiamo fare. Poi per il resto, la giuria è umana, puoi piacere a uno, non puoi piacere a un'altra, quello è normale. Ecco, Parola però. d'ordine allora a divertirsi. Assolutamente, guarda, noi ci divertiamo, infatti ogni volta che c'è una selezione cominciamo a scriverci tra mamme, tu vai, tu vai, tu vai, io non posso più partecipare, purtroppo, dico purtroppo perché a me piace la gara fondamentalmente, però posso partecipare come madrina per fare un attimino di presenza e allora è l'occasione per vedere le mamme, ci chiacchiera. Ci si confronta ed è bello ugualmente, anche se devo dire che la gara è la parte migliore. Io fondamentalmente sono competitiva, quindi dove insomma c'è una gara mi parte l'embolo. Diciamolo così. Grazie Barbara per questa bella chiacchierata e ci vediamo sul palco di Miss Mamma Italiana sabato sera alle Allora, vi 20. aspetto tutti, sarà una serata spumeggiante. Ci sarà anche mio fratello, che è il babbo più bello d'Italia, Evergreen, anche lui mi sembra 2021, che canterà, quindi un po' la famiglia. Li ho Tutto in coinvolti famiglia, tutti, eh. esatto. Coinvolto tu, ho coinvolto mio marito, coinvolto mio fratello, coinvolto mia sorella, coinvolto mia figlia.
Ecco, insomma, quindi, perché Quindi so se che fa trovi una cosa bene. bella che ti entusiasma e ti piace, è giusto anche coinvolgere le persone che ti fanno Esatto, io piacere. cerco di sponsorizzarla verso tutti perché so che ha fatto bene a me. Quindi dico, provate perché fa bene, fa divertire e fa stare bene. Non posso aggiungere altro. Grazie Bene. Barbara. Vi aspetto A allora il 20 prestissimo. agosto e sarà una serata bellissima. Non vedo l'ora. Grazie a te. Miss Mamma Grazie. Italiana Gold 2021. Ciao a tutti, grazie, Ciao. grazie, grazie.